diciamolo ancora, morì per me. Risuscitò. Facciamo una promessa, in te vivrò. Diciamoglielo, io amo te. Io amo te. Chi ancora non lo ha cantato, lo canti. A dargli lode, lode al tuo nome, lode al tuo nome, lode al tuo nome, Gesù, Gesù. Lasciamo crescere questo amore dentro di noi, lasciamo che lo Spirito ci mostri il tempio del nostro cuore. E come il profeta Ezechiele, anche a noi è dato di vedere l'acqua che cresce, l'amore che cresce, la lode che cresce, l'esultanza che cresce.
mettiamo in questa disposizione, lodiamo e adoriamo il Signore, lasciamo crescere in noi la benedizione. Tu hai un canto, canta. Tu hai un ringraziamento, ringrazia. Tu hai l'amen, dillo. Tu hai una danza, danza. Tutto si svolga con ordine, con decoro, ma per l'edificazione. E ci sia l'amen del ringraziamento. Poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in abbondanza per l'edificazione della comunità. Perciò chi parla con il dono delle lingue preghi di saperle interpretare. Fratelli, questa parola ci riporta all'esperienza carismatica, ci riporta ai doni dello Spirito, ci riporta a ciò che Padre Raniero potrà proclamare tra poco. Però bisogna che desideriamo questi doni. Desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in abbondanza per l'edificazione della comunità. Obbediamo a questa parola e cantiamo allora: voglio il tuo Spirito. È Gesù che ci chiede: cosa vuoi che io ti faccia? Signore Gesù, nel tuo nome chiediamo ancora che questo spirito di profezia, che questo spirito che ci fa parlare ogni lingua, ogni linguaggio, che questo spirito che ancora rinnova lo stupore per i prodigi della Pentecoste sia in questa assemblea, che questa assemblea sia profetica, che noi abbiamo a generare profeti. Diciamolo, cantiamolo: voglio il tuo spirito. Cantiamolo. Voglio il tuo Spirito. È già in noi e dimorerà in noi. Voglio il tuo Spirito. Ancora di più, ancora più grande la tua presenza. Gesù, Gesù, Gesù. Il tuo amore per noi è geloso. Voglio il tuo Spirito. Una nuova effusione di doni. Aspiriamo, cerchiamo, desideriamo, invochiamo. Ancora con più fede. Voglio il tuo Spirito. Voglio il tuo Spirito, Gesù, Gesù.
Lo Spirito vuole vincere il nostro mutismo, lo Spirito vuole vincere il nostro immobilismo, lo Spirito vuole vincere tutte le nostre resistenze. Chiediamo questi doni, ci è stato detto, anzi aspiriamo, desideriamo di averne di più, perché la Chiesa sia arricchita, perché il rinnovamento sia autenticamente di Dio. Chiedilo, chiedilo, chiedilo questo Spirito, chiedi questi doni. Guardiamo i gruppi, le comunità, gli uffici, i ministeri che ci sono stati assegnati, voi sacerdoti, anzitutto aspiriamo a questi doni e continuiamo a cantare, ad invocare. Spalanchiamo le porte, vinci le clausure, vinci le serrature, apriti, apriamoci, apriamo nuovi spazi allo Spirito. Ciascuno di noi conosce la realtà in cui vive. Se il gruppo difetta di sapienza, chiediamola come è scritto. Se difetta di profezia, chiediamola. Ogni dono possiamo chiedere. C'è un gesto forte che di solito si fa una volta, anche se non è proibito ripeterlo, ed è il battesimo nello Spirito. Ma c'è un'altra cosa invece che possiamo fare tutti, stiamo anzi facendo, è rinnovare l'unzione dello Spirito. Noi ci chiamiamo cristiani, che vuol dire unti. Gesù si chiama Cristo, che vuol dire l'unto. Abbiamo ricevuto l'unzione nel battesimo, nei sacramenti, noi sacerdoti anche nell'ordinazione. Tutti abbiamo ricevuto l'unzione. Bisogna però che questa unzione, come un fuoco sotto la cenere, risplenda di nuovo. Quest'olio scenda su di noi, sui sacerdoti perché la loro parola divenga parola vera ed efficace, sugli sposi perché il loro amore sia un amore pieno, gioioso, fecondo. Sui giovani, sugli anziani, l'unzione dello Spirito è il segreto. L'unzione dello Spirito è come qualcosa, alle volte uno shock che ti arriva, ti percorre tutto il corpo, ti toglie l'insicurezza, la timidezza, la paura, l'angoscia e ti fa capire che Gesù attraverso lo Spirito vuole agire attraverso di te. Continuiamo a chiedere tutti l'unzione dello Spirito. E cantiamo ungici con la stessa melodia di prima. Ungici, ungici. Se vede i carismi, c'è bisogno di Salvatore. Facciamo unzione dello Spirito Santo. Unzione dello Spirito Santo. Unzione dello Spirito Santo. Unzione e fonditi, rinnovami e fonditi, rinnovami. Unzione, unzione dello Spirito Santo, unzione dello Spirito Santo, unzione dello
Spirito Santo e fondici, rinnovaci. Continuiamo. Unzione dello Spirito Santo, unzione dello Spirito Santo, unzione dello Spirito Santo, rinnovaci, rinnovaci. Unzione dello Spirito Santo, unzione dello Spirito Santo, unzione dello Spirito Santo, rifondici, rinnovaci. Signore Gesù, il giorno di Pasqua tu entrasti nel cenacolo, entra di nuovo in questo più grande cenacolo, alita sul volto di ciascuno di noi, di ancora una volta, ricevete lo Spirito Santo, che questo soffio ci pervada tutti. Signore, tu solo conosci quanti problemi, quante ansie ci sono accumulate nel cuore di questi fratelli che tu solo conosci. Manda il tuo soffio, rinnova l'unzione dello Spirito per gli sposati, che oggi hanno una vita così difficile. Manda il tuo soffio nei rapporti tra genitori e figli, soprattutto mandalo su noi sacerdoti, perché possiamo essere davvero guide gioiose del tuo popolo e non pietre d'inciampo. Manda il tuo Spirito, Signore, su tutto il clero della Chiesa. Manda il tuo Spirito, Signore, rinnova la faccia della terra, di questa terra. Vieni, Spirito Santo. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Cantiamolo insieme e poi lo invochiamo sul nostro Padre Raniero. Su tutti noi e su di Lui. Spirito di Dio, scendi su di noi. Con fede. Spirito di Dio, scendi su di noi, fondici, plasmaci, riempici. Stendiamo le mani verso Padre Raniero, su di Lui. Spirito di Dio, scendi su di Lui. Spirito di
il Signore dona una parola profetica e vuole che noi siamo sottomessi a questa parola. È una parola per Padre Raniero, ma è anche una parola per tutti noi. E questo è per Padre Raniero. In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. E questo poi è per tutti noi, anche per il ministero di Padre Raniero. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esse creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Vogliamo dire un amen profondo di fede. Amen, amen a questa parola. Amen. Dunque, chi ha scoperto il Gesù vivo risorto sente il bisogno di evangelizzare. E questa è la sorgente vera dell'evangelizzazione. Questa. Non si dà quello che non si ha. Non possiamo esportare Gesù se non lo produciamo, non l'abbiamo dentro. Esporteremo parole, bisogna che prima lo abbiamo dentro. Nelle meditazioni che ho tenuto nell'avvento scorso davanti al Santo Padre, ho cercato di ricostruire le quattro grandi ondate di nuova evangelizzazione o di accelerazione nell'evangelizzazione che si sono avute nella storia della Chiesa. Avevo quattro prediche da fare, ho fatto queste quattro ondate. La prima erano i primi tre secoli, l'ondata che ha cambiato il mondo greco-romano. La seconda grande ondata è stata la rievangelizzazione dell'Europa dopo le invasioni barbariche, quando l'Europa era ormai ridiventata pagana con i popoli barbari. La terza è quando è stato scoperto il Nuovo Mondo da Cristoforo Colombo, e c'è stata questa ondata di nuova evangelizzazione del continente americano. E la quarta è oggi, quando si tratta di cambiare il mondo post-cristiano secolarizzato. Che cosa faremo? Perché possiamo immaginare il grande cammino che il Kerygma, l'annuncio su Gesù, ha fatto nella storia. Lo possiamo immaginare come la scia di un vascello. Immaginate, la scia di un vascello comincia con una punta, che è la prua del vascello, della nave, vero? Mi seguite? Poi la scia va dilatandosi fino a perdersi d'occhio all'orizzonte. Ecco, la diffusione del cristianesimo ha avuto un andamento simile. È cominciato con una punta, il Kerygma. Il Kerygma è precisamente Gesù è il Signore. Questo era il vomere. Poi sono stati scritti i quattro Vangeli dopo per spiegare come, perché Gesù era morto, come era risorto, chi l'aveva visto, eccetera, quello che aveva detto Gesù. Poi dietro vengono le lettere degli apostoli, la catechesi apostolica, e così poi si sviluppa la tradizione della Chiesa con una immensità di istituzioni, di riti, di dottrine, di leggi, sì che attualmente il panorama che abbiamo davanti è questa scia nella sua massima dilatazione, cioè un'eredità immensa nella Chiesa Cattolica, soprattutto di dottrine, di istituzioni, di ordini religiosi, di santità. Che faremo? Dove cominciamo? Da un punto qualsiasi della scia di questa immensa circonferenza, o ricominceremo dalla punta? Bisogna ricominciare dalla punta. Sempre, sempre, sempre bisogna ricominciare dalla punta, ma nell'epoca in cui viviamo in un modo particolare, bisogna ripartire dal Kerygma, perché dice Paolo, fides exauditu, la fede sboccia solo in presenza del Kerygma, tutto il resto viene dopo per formare la fede, svilupparla fino alla perfezione della vita cristiana. E
Se volete, questo è oggi un po' i doni reciproci che ci facciamo. Il mondo evangelico, che non è nato soprattutto il mondo pentecostale con questa ricchezza di tradizioni, di sacramenti, è partita direttamente da lì, Gesù è il Signore. Adesso si sta ampliando, sta comprendendo. Noi cattolici avevamo tutta questa immensa ricchezza e dobbiamo noi imparare l'uno dagli altri. Noi dobbiamo rimettere al centro l'inizio, Gesù il Signore. Loro devono aprirsi e non rimanere fermi a quello, perché c'è tutto il cammino della vita spirituale che nella Chiesa si fa con i sacramenti, il magistero, l'esempio dei santi, eccetera. Però dobbiamo ripartire da lì se vogliamo evangelizzare, perché la fede sboccia solo come il giorno di Pentecoste davanti all'affermazione: voi l'avete crocifisso, Dio l'ha risuscitato e l'ha costituito Signore. Bisogna ripartire dal kerigma. Il mondo moderno, che ha dimenticato, almeno a livelli culturali, questa cultura secolare così fiera di se stessa, così tetragono, che ci guarda dall'alto in basso, ve lo assicuro. I primi tempi soprattutto ci prendevano per pazzerelli, ma ci fa piacere questo, vero, che ci prendono per pazzerelli. Bene, questa cultura secolarizzata non sa neppure più che cos'è il kerigma, però conosce il grido, l'urlo. C'è una pittura famosissima che è una specie di emblema dell'esistenzialismo moderno, di un pittore norvegese, si chiama Munch, dove si vede, qualcuno di voi forse l'ha presente, tra l'altro fu rubato qualche anno fa, si vede un uomo su un ponte dietro uno sfondo rossastro pieno di angoscia, che con le mani davanti alla bocca emette un urlo. Difatti il titolo di questo dipinto è proprio l'urlo, the scream in inglese. Che cos'è? È che, avendo perduto il grido, l'uomo si ritrova con un urlo vuoto di disperazione, e noi dobbiamo riportare il kerigma a questo mondo. In concomitanza con ognuna di quelle quattro ondate di nuova accelerazione nell'evangelizzazione, emerge una categoria di cristiani come protagonista. All'inizio, soprattutto nel terzo secolo, secondo gli storici della Chiesa, erano i vescovi. I vescovi erano i veri centri propulsori, organizzatori della evangelizzazione. Furono loro, creando le comunità cristiane come nuclei, che in un certo senso cambiarono l'impero romano. Per cui, quando sentite dire che Costantino ha creato il cristianesimo con un decreto di Stato perché gli faceva comodo, mettetevi a ridere, perché Costantino non ha fatto altro che constatare che ormai la realtà sociale era cambiata, la forza più viva nella società erano i cristiani, quindi è lui che si è arreso al cristianesimo, non il contrario. Nella seconda ondata, quella dopo l'invasione barbariche, la categoria e i protagonisti sono i monaci. Il movimento monachesimo che si era sviluppato era andato in Irlanda, in Inghilterra, da lì ritorna sul continente con San Colombano, San Bonifacio, rievangelizzano l'Europa. I protagonisti della terza ondata, quella della evangelizzazione dell'America Latina, sono i frati francescani, domenicani, gesuiti, agostiniani. E questo è indubbio, sono loro che hanno evangelizzato il continente, bene o male, con tutte le ombre che sono inevitabili. Però nel 1500 anni dell'evangelizzazione latina, mi trovavo a predicare un ritiro a Monterrey in Messico e ho gridato: la cosa più grande che avvenne 500 anni fa non fu che Cristoforo Colombo scoprì l'America, ma che l'America scoprì Gesù Cristo. E scoprire Gesù Cristo, anche con le ombre che si riconoscono in questa fase dell'evangelizzazione, è meglio che non conoscerlo, perché a un mondo senza peccato ma senza Cristo,
La liturgia della Chiesa la notte di Pasqua mostra di preferire un mondo con il peccato ma con Cristo. E grida: o felice colpa, o felice colpa che ci ha meritato un tale Redentore, un tale Redentore. Chi è, qual è la categoria protagonista di questa ultima ondata attuale di evangelizzazione? Siete voi, i laici. Non perché voi vi sostituite ai vescovi o ai monaci, ma perché vi aggiungete allora con una nuova motivazione. Del ruolo dei laici, abbiamo parlato il Concilio nell'Apostolica Amatuositatem, Evangelii Nuntiandi, Giovanni Paolo II, la Christi Fidelis Laici, ma le premesse erano già nel Vangelo. Le premesse di un invio globale di tutti erano nel Vangelo. Gesù, dopo aver inviato i dodici apostoli, secondo Luca, un giorno inviò 72 discepoli. Ora, 72 discepoli erano tutti quelli che lui aveva in quel momento, almeno quelli che lo seguivano con una certa regolarità, il che vuol dire che Gesù ha mandato tutti, e fa lo stesso oggi, manda tutti. Io ho conosciuto un laico negli Stati Uniti, che era padre di famiglia, aveva una professione, ma svolgeva anche un'intensa attività di evangelizzazione. Era un tipo pieno di humor e evangelizzava a suono di fragorose risate come solo gli americani sanno fare. Quando andava in un certo posto, cominciava dicendo molto serio: 2500 vescovi riuniti in Vaticano mi hanno detto di venire ad annunciarvi il Vangelo. Naturalmente la gente si guardava attonita, vero? Poi lui spiegava che i 2500 vescovi erano quelli del Vaticano II che avevano scritto il decreto sull'apostolato dei laici, in cui si dice ai laici di andare a portare il Vangelo, e lui aveva capito perfettamente che quelle parole erano per lui. Oggi conosciamo una nuova energia, vero, che fa anche paura, ma non necessariamente, l'energia nucleare che si sprigiona dalla fissione dell'atomo. Io qui parlo da perfetto ignorante, ma so che più o meno è che un atomo di uranio viene bombardato e spezzato in due dall'urto di una particella che si chiama il neutrone, liberando in questo processo dell'energia, e inizia così una reazione a catena. I due nuovi elementi fissano, cioè rompono a loro volta altri due atomi, questi altri quattro, così via, ed essendo miliardi e miliardi generano una energia che sappiamo, di cui sappiamo la forza. Bene, i laici sono l'energia nucleare della Chiesa. Perché? Perché un laico raggiunto dal Vangelo ne può toccare altri due, cominciando dalla famiglia, questi due altri quattro, e siccome i laici sono, non sono come noi preti, alcune centinaia di migliaia, ma siete centinaia di milioni, può avvenire una reazione a catena, e la potenza di Gesù lo può rendere possibile. Dell'apostolato dei laici non si è cominciato a parlare adesso, neppure con il Concilio, ma qual è la differenza di oggi? La differenza è che oggi i laici sono chiamati a evangelizzare a un titolo diverso, non semplicemente a titolo di contributo professionale o economico, di tempo, no, sono chiamati perché hanno i carismi, sono portatori di carismi, e dice il Concilio: con questi carismi sono resi atti e pronti ad assumersi opere e uffici utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa. Possiamo dire, per esempio, noi sacerdoti, che il nostro fratello Salvatore Martinez, sua moglie Luciana e tanti altri non contribuiscono al regno di Dio più di tanti di noi? E lo fanno spesso gratuitamente, a spese loro. Gesù volle che gli apostoli fossero pescatori di uomini e pastori di pecore, vero? Questi due simboli sono molto frequenti. Però che succede? Succede che noi del clero
ormai siamo diventati solo pastori, cioè siamo in grado di pascere le persone che vengono in chiesa con i sacramenti, la parola, ma non siamo più capaci di fare i pescatori, di andare in alto mare a ricercare i pesci lontani, e questo c'è bisogno di voi. Il contributo dei movimenti ecclesiali, non solo questo, tutti i movimenti, è proprio uno di comune a tutti questo, di creare possibilità per cui un laico ratifichi il suo battesimo e divenga cosciente, consapevole, attivo, membro attivo nella Chiesa. Nella messa, nell'omelia della messa crismale della Quaresima scorsa, Benedetto XVI ha detto delle parole che ci dovrebbero incoraggiare molto. Chi guarda la storia dell'epoca post-conciliare può riconoscere la dinamica del vero rinnovamento che ha spesso assunto forme inattese in movimenti pieni di vita e che rende quasi tangibili l'inesauribile vivacità della Santa Chiesa e la presenza e l'azione efficace dello Spirito Santo. È un riconoscimento straordinario. Il Papa vede in questi movimenti ecclesiali il segno più chiaro della Chiesa viva del post-concilio. Allora, in questo momento, i laici, noi sacerdoti zitti, nello spirito gridiamo, laici! Ma adesso anche noi sacerdoti nello spirito gridiamo forte, Gesù è il Signore! Parlato di movimenti ecclesiali, vorrei cogliere questa occasione per far giungere un saluto e un incoraggiamento fraterno a tutti gli altri movimenti ecclesiali, in particolare a quelli nati dalla stessa nostra matrice carismatica. E volevo chiedervi un applauso, ma l'avete dato spontaneamente. È un saluto che inviamo a tutti questi altri nostri fratelli in altri rinnovamenti, in altri movimenti. Ricordiamo, per concludere, la promessa che Pietro vede realizzata il giorno di Pentecoste. Io effonderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno. I vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno. Per milioni di persone nel movimento del rinnovamento, questa non è più una citazione di Gioele il giorno di Pentecoste, ma è una realtà che abbiamo avuto sotto i nostri occhi. Il Concilio dice che ogni membro della Chiesa deve rendere testimonianza a Gesù con spirito di profezia. Nell'Antico Testamento solo alcuni erano profeti in circostanze speciali, adesso, dopo Gesù, tutti abbiamo il dono della profezia. Ma non ci si deve spaventare, perché non si è profeti solo parlando, annunciando, tantomeno annunciando il futuro. No, no, prima di Gesù la profezia consisteva nell'annunciare una salvezza futura in quei giorni, negli ultimi giorni. Con la venuta di Gesù è cambiata la prospettiva, non si tratta più di annunciare il futuro, si tratta di rendere visibile, rivelare una presenza nascosta nel mondo. Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio, non c'è da guardare né dietro né in avanti, eccolo, è qui presente. La nuova profezia è il giorno di Pentecoste, quando Pietro dice: ora si compie quello che Gioele aveva detto. Dunque, per essere profeti non dobbiamo far altro che far morire il nostro io, far emergere Gesù da noi, far emergere Gesù. Ecco, è un po' difficile, ma lo Spirito Santo può fare questo. E poi
si può essere profeti con gli occhi anche, solo guardando le persone e lasciando trasparire la luce di Gesù che abbiamo dentro. Perché noi abbiamo dentro Gesù, è vero? Ricordate quel testo dell'Apocalisse dove Gesù dice: io sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre. Bene, a forza di sentire questo passo, io negli ultimi tempi ho fatto un certo cambiamento e ho capito che per noi, specialmente noi che siamo qui, Gesù non sta bussando per entrare, sta bussando per uscire, vuole uscire. Vuole uscire perché? Perché noi ce l'abbiamo dentro per il battesimo, tutti i sacramenti, ma li abbiamo, è in libertà vigilata, povero Gesù, nella nostra vita. Gli abbiamo ritagliato uno spazio, magari la domenica, il gruppo di preghiera, ma non è libero di spaziare su tutta la nostra vita. Allora bisogna aprire a Gesù quest'angolino che gli abbiamo creato nella nostra vita e fare che possa circolare per tutta la casa, vero? Lo facciamo? Te lo promettiamo, Gesù, che ci sforzeremo. Dopo che il profeta Isaia fu purificato dal carbone ardente sulla bocca e dopo che ebbe riconosciuto di essere un uomo dalle labbra impure, sentì una voce che veniva da lontano, dall'infinito, che diceva, è strano il plurale, annuncia già la Trinità, chi manderò? Chi andrà per noi? E Isaia, pieno di forza, rispose, eccomi, mandami. Anche noi, toccati dal carbone dello Spirito, diciamo insieme con Isaia, eccomi, mandami. Diciamolo insieme di nuovo, eccomi, mandami. Alleluia. Ti ringrazio, Padre. Carissimo Padre Raniero, a nome di tutti i presenti qui, a nome di tutto il rinnovamento dello Spirito in Italia, a nome di tutto il rinnovamento nel mondo intero, ti ringraziamo e sentiamo onorati che il predicatore del Papa deve predicare anche a noi. Tanti auguri, eh? Tanti. Noi che cantiamo l'amore del Signore meraviglioso. Sì. Ci mettiamo in piedi, non aggiungo altro, ma Padre Raniero chiedeva di cantare un canto delle origini come ieri sera e ci ha provocato, avete sentito. Allora il canto è l'amore del Signore è meraviglioso. Anche la gestualità ci aiuta. Coraggio. Questi erano quei canti che ci facevano passare per pazzarelli, avete sentito? Proprio questa gestualità. Allora, coraggio. Eh sì, la malattia è contagiosa, come vedete, quindi coraggio. L'amore del Signore è meraviglioso, l'amore del Signore è meraviglioso, l'amore del Signore è meraviglioso, grande l'amore, più in alto che nessuno può restarne fuori, più in basso che nessuno può restarne, grande, più grande che nessuno può restarne fuori, grande l'amore. La Chiesa del Signore è meravigliosa, la Chiesa del Signore è meravigliosa, la Chiesa del Signore è meravigliosa. Nessuno può restarne fuori, più in basso che nessuno può restarne fuori, più grande che nessuno può restarne fuori. Le sorelle ai fratelli, i fratelli del Signore, solo le sorelle. I fratelli del Signore sono meravigliosi, i fratelli del Signore
in basso che nessuno può restare, grande, più grande che nessuno può restare fuori, grande. E adesso i fratelli alle sorelle, le sorelle del Signore sono meravigliose, le sorelle del Signore sono meravigliose, le sorelle del Signore sono meravigliose, grande. In alto che nessuno può restarne fuori, in basso che nessuno può restarne fuori, in grande che nessuno può restarne fuori. I sacerdoti, forza! I sacerdoti del Signore sono meravigliosi, i sacerdoti del Signore sono meravigliosi, i sacerdoti del Signore sono meravigliosi. L'amor di Dio in alto che nessuno può restarne fuori, in basso che nessuno può restarne fuori, più grande che nessuno può restarne fuori, grande l'amor. E per concludere dobbiamo dire: sapete voi perché nel mondo c'è Raniero? Sapete voi perché nel mondo c'è Raniero? Sapete voi perché nel mondo c'è Raniero? Perché è la dimora dello Spirito del Signore, pieno di forza, di grazia e di gloria, pieno di forza, di grazia e di gloria, pieno di forza, di grazia e di gloria, e la dimora dello Spirito del Signore. E adesso l'amore del Signore è meraviglioso, l'amore del Signore è meraviglioso, l'amore del Signore è meraviglioso, grazie.